Ciao a tutti e benvenuti a Giallobook, le video recensioni sui libri gialli. Oggi vi parlo di un giallo che è entrato nella mia top 10 dei libri più belli mai letti. E sto parlando di La Contessa di Elisabetta Antonella Insalera del 2021 della Albatros Edizioni. Da un punto di vista di grafica, bella l'immagine di copertina, belli anche i colori. L'immagine non ci sta tanto col giallo, ma con tutta la storia. Meno bello il fatto che la copertina, vedete, è tagliata leggerissimamente, non a filo, cioè prima delle altre pagine. Una mattina a Roma un ragazzo viene trovato morto dalla sua vicina di casa, nel suo appartamento. E questa donna chiama la polizia e il commissario Aldo Carte e la sua squadra iniziano a indagare a modo loro. Da un punto di vista di trama, la storia ci sta. Da un punto di vista di stile, il libro si presenta con dedica, citazione, prefazione, antefatto, storia, citazione, ringraziamenti, postfazione e indice. La storia è divisa in due parti. I capitoli sono denominati con una frase e quando cambia la parte, cioè la pagina, parte prima o parte seconda, è la frase. Alcune parti del testo sono scritte in corsivo e alcune in stampatello. Di questo libro cosa mi è piaciuto? L'immagine e i colori della copertina, il realismo, la scorrevolezza, il fatto che è scritto ambientato in Italia, la trama e il finale. Mentre l'immagine e il taglio della copertina, l'uso di volgarità e parolacce e la divisione in numero di pagine delle parti sono le cose che meno mi sono piaciute. Di questo libro cosa penso in conclusione? Allora, come detto all'inizio, è un libro che è entrato nella mia top 10 dei libri più belli mai letti. È veramente bello, avvincente, convincente, è reso leggero, è anche divertente a tratti. È proprio bello, cioè non. Sì, quello che ho detto poco fa sono difetti, ma volendo andare a trovare il pelo nell'uovo, perché altrimenti è bellissimo, veramente, consigliatissimo a tutti e anche in particolare ai neofiti e a chi si vuole avvicinare a questo genere, perché per quanto detto poco fa, è leggero, è bello, è intrigante, è convincente, coinvolgente, ci sta. Quindi è anche come dire, un buon modo per iniziare l'avventura da lettore di giallo thriller. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete letto, se vi ispira, se lo comprereste. Vi ricordo che se vi piacciono i video che faccio, considerate l'idea di iscrivervi al canale e attivare la campanella se vi va. Che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo potete scriverle sotto nei commenti e io risponderò appena possibile. Iscrivervi al canale di cui trovate il link in descrizione. Di farmi sapere se e quali nuovi format volete che io porti sul canale, di modo tale che io ve li possa portare, di controllare di tanto in tanto la sezione community del mio canale, di condividere questo e o altri video del mio canale con i vostri amici, e infine, come ho già fatto in altri video, vi ricordo che venerdì 21, ore 21:20, sono in live qui su YouTube. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo alla prossima. Ciao! We'll be right back.